A Chivasso, nell'ambito della fiera regionale del Beato Angelo Carletti, organizzata a fine agosto dall'amministrazione comunale della Proloco, Chivasso, l'agricola, tra i banchi della rassegna commerciale allestita al Parco del Mauriziano, c'erano due aziende coldiretti del circuito Campagna Amica. L'azienda agricola Menavira di Chivasso, che produce miele e derivati, confetture e succhi, olio e agri bomboniere. L'azienda agricola Soframo di Foglizzo, che produce zafferano e prodotti allo zafferano, riso, birra, miele, liquore, cioccolato e gelatine, oltre che miele e mirtilli. Nell'intervista le due aziende agricole presentano le loro produzioni. Principalmente la mia azienda produce miele e quindi i lavorati, le caramelle, i vari prodotti derivati. E poi facciamo tutta una parte di confetture particolari, quindi con i fiori e le Che cosa ha significato per voi questo tempo di pandemia? Ma noi per fortuna come azienda agricola abbiamo sempre lavorato perché la terra non si ferma. Ovvio, sono cambiate le cose, quindi qualche consegna a domicilio in più, è cambiata un po' la modalità di vendita. Sono cambiate anche le richieste dei consumatori? Ma per quello direi di no. Noi, insomma, per fortuna abbiamo mantenuto sempre i nostri clienti storici e continuano a consumare i soliti prodotti. Questa pandemia ha significato qualche cambiamento a livello di azienda? Ma noi continuiamo a lavorare allo stesso modo, ovvio è più difficile perché bisogna organizzarsi i lavori e cerchiamo sempre di tirare fuori qualche novità anche per così stupire un po' i clienti e magari attirarne qualcuno nuovo. I consumatori come fanno a riconoscere il miele piemontese? Riconoscere proprio il miele piemontese è un po' difficile, però diciamo che la qualità del miele la si prova gustandolo, guardandolo e insomma cercando di essere un pochino attenti a fare degli acquisti, insomma, ricercati, ecco. Più qualità e meno quantità. Naturalmente uno deve guardare l'etichetta. Qual è il prezzo medio di un miele vostro? Allora, diciamo che noi facciamo solo produzione propria e almeno per quello che penso io la qualità è alta, quindi più o meno un mezzo chilo di miele siamo sugli 8 euro. La gente quando acquista, che cosa ti chiede? Beh, le persone ricercano il prodotto genuino e che sia fatto da noi. Cioè, la prima cosa che ti chiedono è: ma lo fai tu? Sì, ok, allora a posto. Purtroppo troviamo insomma tante cose che non arrivano proprio da dove dovrebbero e quindi poi il consumatore se ne accorge e va a ricercare la qualità. Per i prossimi mesi pensate positivo rispetto alla pandemia? Speriamo, speriamo che le cose migliorino, sì, ne abbiamo bisogno tutti. Comunque noi ci siamo sempre, cerchiamo di lavorare come sempre, quindi bene e andiamo avanti così. Noi nasciamo principalmente con lo zafferano, quindi produciamo principalmente zafferano, però facciamo anche dei prodotti derivati, quindi prodotti che facciamo direttamente noi, come il riso allo zafferano, marmellata allo zafferano, miele allo zafferano, o anche altri prodotti come cioccolato allo zafferano, birra allo zafferano, che è la new entry di quest'anno, che sono prodotti fatti da proprio aziende specializzate nella produzione di birra o altro e che aggiungono il nostro zafferano. Per voi la pandemia che cosa ha significato? Allora, per noi la pandemia, diciamo, ha rallentato molto la nostra attività, non tanto in termini di produzione dello zafferano, perché lo zafferano continuiamo a raccoglierlo ogni anno, però sicuramente per quanto riguarda la vendita ne abbiamo risentito, soprattutto per quanto riguarda fiere e mercatini, quindi il periodo è stato un po' nero per tutti, ecco. Però cerchiamo di riprenderci, spero presto, ecco. Quando uno compra lo zafferano, che cosa deve guardare? Allora, sicuramente
Lo zafferano può essere venduto sia in pistilli che polverizzato. Noi infatti inizialmente abbiamo iniziato a venderlo intero per garantire che fosse proprio zafferano puro. Però la domanda che ci veniva fatta era di ricevere anche il zafferano in polvere. Allora quello che io consiglio di fare è di guardare proprio il colore della polvere. Se è rosso è sicuro che sia zafferano. Altri colori come l'arancione e il giallo difficilmente sono zafferano puro, molto possono essere anche parti di zafferano, ma diciamo la parte che generalmente si scarta, oppure anche spezie che vengono aggiunte. Quindi lo zafferano in polvere è solo rosso. Questa pandemia ha cambiato le richieste dei consumatori? Allora, diciamo che le richieste ci sono state in maniera diversa, nel senso che sicuramente il porta a porta è stato diciamo un canale preferito, ecco, dalle persone che, costrette a stare a casa, non potevano uscire per venire ad acquistare in loco lo zafferano. Quindi un po' meno di richiesta c'è stata, però è anche vero che sono stati adottati altri canali, come per esempio anche catene commerciali che hanno richiesto invece lo zafferano, e quindi ci sono stati dei pro e dei contro, ecco, quindi in questo senso. Per i prossimi mesi pensate positivo rispetto alla pandemia? Sì, sicuramente cerchiamo di pensare positivo e cerchiamo soprattutto di trovare degli ulteriori canali per poter vendere il nostro prodotto e soprattutto di pubblicizzarlo, quindi sì, siamo positivi, sì.